Ciao a tutti, bentrovati. Io sono Stefania e questo è Chi vuole essere epidemiologo? Quella di oggi è una puntata molto particolare perché, per ovvi motivi, non si può raggiungere il nostro splendido studio. Quindi, sia io che la nostra concorrente saremo in videoconferenza. Il gioco è semplice e le regole ormai le conosciamo tutti. In ogni puntata un nuovo concorrente prova a rispondere a delle domande riguardanti l'epidemiologia. Il concorrente deve scegliere la risposta tra le quattro alternative che forniremo. Ha poi a disposizione un indizio che può usare nella domanda che preferisce. Il premio di oggi è una fantastica calcolatrice scientifica, strumento fondamentale per chi svolge il mestiere dell'epidemiologo. Ma bando alle ciance, andiamo a conoscere la nostra concorrente di oggi. È una ragazza, ha 17 anni e viene da Brescia. Ciao Emilia, benvenuta. Grazie, ciao, Vuoi salutare qualcuno a casa? Sì, la mia classe, la quarta A del liceo scientifico Moretti di Caldore Valtrompio. Un saluto a tutti. Bene, salutiamo la quarta A e ti chiediamo sei pronta a cominciare? Hai capito le regole? Sì, lo guardo sempre tutte le sere a casa in famiglia, quindi le regole le conosco. Sono pronta. Bene, allora cominciamo. Prima domanda. Etimologicamente, cosa significa epidemiologia? A. Scienza delle epidemie. B. Discorso sulle malattie. C. Studio degli epi. D. Studio di ciò che avviene sul popolo. Allora, scienza delle epidemie potrebbe essere, guardando così la parola, però non mi convince troppo. Discorso sulle malattie, se non ricordo male, essendo la mia formazione da liceale, logos può essere discorso, quindi una parte di verità ci potrebbe essere in questa risposta. Discorso sulle malattie. Studio degli epi, credo proprio di no, perché la mia conoscenza musicale mi dice che gli EP sono un insieme di tracce, un numero minore che non riesce appunto a raggiungere il numero per formare un album, però non può essere considerato un singolo, quindi non credo c'entri molto con l'epidemiologia. E andando un po' per esclusione, guardando la D, studio di ciò che avviene sul popolo, pensando alla parola logos che significa discorso e studio, e demos che è il popolo e epi che è qualcosa che sta sopra, ci potrebbe stare, quindi sceglierei la D. È la tua risposta definitiva? Bene, Sì, scelgo la D. e la D è la risposta esatta. Bravo Emilia, un applauso. Passiamo alla seconda domanda. Qual è la definizione di epidemiologia? A. Studio delle malattie che colpiscono l'uomo. B. Lo studio della distribuzione e dei determinanti delle situazioni o degli eventi collegati alla salute in una specifica popolazione e l'applicazione di questo studio al controllo dei problemi di salute. C. Disciplina che studia quanti sono i malati di morbillo nel mondo. D. Studio della storia delle malattie che hanno colpito la civiltà umana. Allora, la studio delle malattie che colpiscono l'uomo, potrebbe essere, nel senso, nella mia conoscenza, per sentito dire un po' basilare o da quello che ho imparato guardando le vostre puntate, potrebbe essere. La B mi sembra molto complessa. Forse troppo specifica, non lo so. La C, forse disciplina che studia quanti sono i malati di morbillo nel mondo, non mi sembra adeguata. Forse un po' troppo specifica perché proprio parla di una malattia in particolare e non credo sia il caso dell'epidemiologia. Studio della storia delle malattie che hanno colpito la civiltà umana, non mi sembra faccia riferimento alla storia. Quindi andrei ancora sulla A, scelgo la A. Sei sicura? Scegli la A. Ok.
Mi spiace, Emilia, non è corretta. La risposta corretta è la B. Tu hai detto che sembrava la più complessa. Analizziamola e vediamo quali sono le parole chiave. La prima parola chiave è frequenza e indica quanto spesso la malattia compare e quando compare. Seconda parola chiave è distribuzione, ovvero il pattern geografico dove compare questa malattia. E le caratteristiche della popolazione ospite, ovvero la popolazione che contrae questa malattia. Terza parola chiave, determinanti, che possono essere definiti come le cause di un'epidemia. Quarta parola chiave è salute, perché l'epidemiologia studia oltre agli individui ammalati anche gli individui sani. Per questo la A è sbagliata. Oppure, anche definendola meglio, l'epidemiologia studia gli individui ammalati a confronto con quelli sani e si avvale non solo dei determinanti di malattia, ma anche dei determinanti di salute. Quindi, perché questo individuo è ammalato, perché quest'altro individuo invece è sano e fa un confronto. Ultima parola chiave, popolazioni. Per popolazioni si intende un insieme di individui che hanno uno o più caratteri in comune, per esempio, vivono nella stessa area geografica. Terza domanda. Cosa studia l'epidemiologia in particolare? A. Le malattie infettive. B. Le malattie sessualmente trasmissibili. C. Tutte le malattie. D. I virus. Allora, potrebbe essere, guardandole così, allora, le malattie infettive potrebbe essere, pensandoci, le malattie sessualmente trasmissibili mi sembra troppo specifica come cosa, però non è da escludere totalmente. Tutte le malattie. Questa è veramente generica. E i virus? I virus non mi sembra proprio. Sono un po' indecisa tra la A e la C, però da quel che mi sembra di ricordare andrei sulla C. Quindi scelgo La la C. chiudiamo? Sì. Ed è la risposta esatta, bravo Emilia, un applauso. Grazie. Quarta domanda. L'epidemiologia si concentra sullo studio di A, qualsiasi popolazione, sia animale che vegetale, B, i tucani, C, il singolo individuo, D, l'uomo. Allora, i tucani direi proprio di no, non mi sembra. Non Il sono quelli singolo meno simpatici. individuo, quando, almeno io quando sentivo parlare di epidemiologia, pensavo sempre un po' a una collettività, quindi direi che o è la A o è la D. Però l'ho sempre sentita parlare il rapporto agli uomini, quindi credo che quella più adatta sia la D, l'uomo. Mi spiace, Emilia, la risposta corretta era la qualsiasi popolazione, sia animale che vegetale, non studia solo l'uomo. Dimentichiamoci di questo errore e passiamo oltre. Quinta domanda. Chi per primo pensò che i fattori ambientali potessero influenzare il verificarsi di una malattia? A. Giuseppe Garibaldi. B. Ippocrate. C. Pascal. O D. Edward Jenner. Allora, così di primo acchito, Giuseppe Garibaldi non credo proprio. Ippocrate potrebbe essere, visto che comunque era un medico, però mi sembra molto lontano nel tempo. Pascal non credo proprio, non credo fosse il suo ambito la medicina. E Edward Jenner, per quello che so, potrebbe essere. E quindi io sono un po' indecisa, sono indecisa e quindi vorrei richiedere il 50-50. Va bene, ricordiamo ai nostri spettatori che l'aiuto
consiste nell'eliminare due delle tre risposte errate in modo che la scelta ricada su una delle due risposte rimanenti. Quindi Emilia, io ti posso dire che la risposta corretta non è sicuramente la A e non è sicuramente la D. Ok, allora credo che se mi rimangono la B e la C, credo che la risposta esatta sia la B, Ippocrate. Bravissima Emilia, e la B è la risposta esatta. Passiamo alla sesta domanda. Chi è colui che viene definito il padre dell'epidemiologia? A. Ugo Foscolo. B. Christian De Sica. C. Jon Snow. Oppure D. Umberto Veronesi. Allora, la Ugo Foscolo non mi sembra, il poeta Ugo Foscolo no, non mi sembra la risposta esatta. Christian De Sica tanto meno. Jon Snow e Umberto Veronesi sono probabili entrambi, però pensandoci, Umberto Veronesi è un personaggio più recente e dando fiducia agli uomini, credo che l'abbiano scoperta un po' prima e che ci sia stato qualcuno precedentemente. E pensando alla figura di Jon Snow, credo sia proprio lui. Quindi la risposta esatta, secondo me, è la C. Ed è proprio quella la nostra risposta esatta, brava Emilia, un applauso. Stai andando davvero forte. Grazie. Settima domanda. In che cosa Jon Snow individuò la causa del colera? A. I miasmi. B. Gelato. C. Rattus norvegicus. Oppure D. Acqua contaminata. Allora, i miasmi, da quel che ricordo, no, poiché proprio lui si mette in contrasto alla teoria più condivisa al tempo, quella appunto che il colera provenisse dai miasmi. Gelato? Gelato? Mi sembra molto strano, non ha alcun senso, quindi no. E il Rattus norvegicus? Non credo, cioè, mi sembra di ricordare che sia il comune ratto. No, non mi sembra, e quindi credo che sia la contaminata, la D. Ed è proprio quella, la D, l'acqua contaminata. Bravissimo! Oh, vai davvero forte. Bravo. Ottava domanda. Chi fu l'italiano che identificò il vibrione del colera? A. Roberto Baggio. B. Filippo Pacini. C. Giovanni Pico della Mirandola. O D. Carlo Cracco. Mi fa un po' sorridere questa domanda. Allora, Roberto Baggio non credo proprio, a meno che non abbia cambiato lavoro nell'ultimo periodo. Filippo Pacini non lo conosco, però vedendo le altre risposte, Giovanni Pico della Mirandola, no, un filosofo, quindi non credo proprio. E Carlo Cracco, lo chef stellato, non credo proprio, quindi per esclusione direi la B, Filippo Pacini, la B. Ed è proprio la B. Bravissima, cavolo, molto brava. Magari ti potrei Grazie, grazie. interrompere. Nona domanda. Cosa fa l'epidemiologo? A. Osserva il fenomeno oggetto di studio, formula ipotesi circa le sue cause, conduce studi appropriati a saggiare le sue ipotesi, analizza i dati e poi dimostra la sua tesi. B. Passa tra la gente a chiedere informazioni riservate sulla loro salute per capire quando si diffonda una malattia. C. Fa previsioni in merito a nuove malattie che compariranno. D. Conta i vari casi di una malattia. Allora, la prima è molto dettagliata, è molto dettagliata e potrebbe essere quella giusta, perché leggendo
si possono osservare le varie parti del metodo scientifico, e se pensiamo che John Snow ha portato il metodo scientifico proprio nella medicina, tutto quadrerebbe. La B passa tra la gente a chiedere informazioni riservate sulla loro salute, mi sembra un po' improponibile. Fa previsioni in merito a nuove malattie che compariranno, non mi sembra quella adeguata, no, o quella complesa. Conta i vari casi di una malattia, mi sembra molto generica e inesatta, secondo me. Quindi direi la sicuramente. La accendiamo? Sì. Ok, ed è la bravissima, bravissima. Decima e ultima domanda. Attenzione, ultima. Qual è lo scopo dell'epidemiologia? A. Aiutare il Ministero della Salute a gestire la salute pubblica. B. Capire chi è infetto e chi no. C. Il miglioramento della salute della popolazione e capire le cause dello stato di salute di una popolazione. D. Trovare nuove cure per le malattie. Allora, aiutare il Ministero della Salute a gestire la sanità pubblica, la salute pubblica, però potrebbe essere un compito o comunque lo scopo, una parte dello scopo dell'epidemiologia, però non ne sono convinta. Capire chi è infetto e chi no, non credo. La C potrebbe essere, e la D, trovare nuove cure per le malattie, non credo sia proprio l'ambito di competenza dell'epidemiologia. E quindi o la A o la C, però credo che la più precisa e la più adatta sia appunto la C. Siamo sicuri? Attenta che è l'ultima domanda. Sì, sì, sono sicura. E fai bene ad essere sicura, bravissima. È la risposta esatta. Grazie, grazie. Sono molto felice. Molto bene, Emilia. Questa era l'ultima delle 10 domande che avevamo da proporti. Purtroppo non hai risposto correttamente a tutte, ma siccome ne hai sbagliate solo due, sei stata comunque bravissima. Ti aggiudichi comunque il nostro premio, la calcolatrice scientifica. Mi raccomando, fammi un uso. Oh, sì, sì, certo, ne farò sicuramente buon uso e la desideravo tanto. Vorrei ringraziare tutti e un saluto a tutti i telespettatori e alla prossima, grazie. Ciao Emilia, ciao, alla prossima. Stacci bene, mi raccomando. E a voi altri auguro invece una buona serata. Ci vediamo alla prossima puntata di Chi vuole essere epidemiologo. Concentration on your mind su stupid. E prego regia, metta pure la musica adatta alla sua entrata. Adesso c'è la sigla. Buongiorno a tutti. Ok, wow, bello, sto bene. Buongiorno a tutti. No, bisogna fare tutto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Devo dire anche a parte dopo. No, dai Riccardo, fallo un po' più allegro. Scusatemi, io ho fatto un lungo viaggio per venire qui e voi mi sbeffeggiate. La prossima volta chiamate qualcuno in vita. Ciao mamma. Ciao Isella. Perché? Ciao a tutti. Mettila. E non la vuoi mangiare? No. Cosa sta facendo? Può quindi illustrarci meglio la sua formazione scolastica? Mamma! Sono riuscita a non
ma è sempre colpa nostra. Buongiorno. Aspetta, che devo aprire il mio cane. Un familiare. Sto registrando. Sì, sì. Oh. Ciao. Il gelato. Io la conosco, quella concorrente. Guarda, è l'Emilia. Vincila per noi. Sostengo. Come tu? Cosa ci fai? Cosa ci fai? Non c'è niente. Tutti piangono. Dai. Anna, rifammela, vai. Riccardo! Ma io non lo so. Basta! Basta, mi eclisso adesso! Sono nella stessa area geografica? Oppure hanno la stessa età? Va bene. Ciao! Vai. Col cuore! Basta! Bravo bambino! Ma quanto sarebbe bello se venisse in classe con quella calcolatrice! Usala per la vita! Infatti anche lui ha capito la necessità che hanno i giovani di quest'epoca del mio aiuto. Ho dovuto anche... Perché fai quella faccia? Vabbè, io sto facendo piacere. Basta, adesso sono tutto serio. Bene. Come ho anche spostato il documento, Sono che mi sembrano scalati e i capelli qua, non riesco a capire. Risus abundat in ore stultorum. Ora la condizione è del... No, è quello di... No, in questo momento mi viene in mente la mia classe, la quarta del liceo scientifico di Gardone Matrompi, Alicia Moretti. Ciao. In particolare, A, le malattie infettive, B, le malattie sessualmente trasmissibili, C, tutte le splendide studio. Quindi, sia cosa? Cosa c'è scritto? Sia cosa? Studio D. A, qualsiasi popolazione, sia animale che vegetale. B, i tucani. C, singole... cani, perché i tucani? Dai. Davvero. Grazie Emilia per avermi salutato.